45 giri, oggi esplorerà il mondo della musica, ma in particolar modo il mondo di un artista che noi conosciamo molto bene, che molti di voi conosceranno altrettanto bene, ma che magari taluni conosceranno un po' meno. A noi piacerà molto parlare di Edea, grazie Antonietta Menegatti, ti chiamerò con il tuo nome e cognome solo adesso. Grazie a voi. Perché Edea, insomma, ha un bel palmareggio alle spalle, è giovanissima, però canta praticamente da sempre e credo che il suo mondo sia già stato disegnato intorno alla canzone. Vedi la Tanto. canzone oggi, la vedevi da piccolina, la continuerai a vedere, penso, per la lunga vita che ti aspetta e che è davanti a te. E Mi questo è il tuo auguro di mondo sì, ormai. mi auguro di sì. Com'è nata questa passione per la musica e per la canzone? Beh, nata già da piccolissima, insomma, da quando avevo già 5-6 anni, era una delle mie passioni, insomma, stavo lì ad ascoltare la musica ore e ore, o dalla televisione o dallo stereo di casa, insomma, cercavo di attingere in tutti i modi possibili. Poi mi registravo anche quando ero piccolina. Avevo quei mangianastri, quelli piccolini, proprio da bambini. Non dico le marche perché sennò magari farei Io ricordo i pubblicità. Philips ai miei tempi, Philips. però, Ah, ai però miei non hai detto tempi, la che erano marca. molto diversi dai tuoi. Sì, il mio era proprio da bimbi, proprio una marca da bimbi. E quindi mi divertivo a studiare i pezzi e poi a registrarli e a riascoltarmi. E un giorno mia madre mi disse: Antonietta, basta, smettila di sentire comunque le canzoni che hai registrato dalla televisione. E dicevo: mamma, ma non è la televisione, sono io. E mia madre: no, non è vero, aspetta, canta, fammi E cominciò a sentire. capire Non ci anche tua credeva. madre da subito che forse una certa propensione l'avevi. Sì, anche se in realtà nei primi anni della mia vita non avevo questa propensione, io volevo fare la ginnasta, ero convinta, volevo fare la ginnastica ritmica per tutta la vita. Ci hai provato? Ci ho provato, ho fatto delle gare e ho studiato per 7 anni, fino a 16 anni, 17, quando poi ho iniziato a cantare. Provo a farti una domanda strana. Il fatto che tu abbia fatto per tanti anni ginnastica ritmica, coltivando la passione per la musica già allora, ti ha in qualche maniera aiutato? Sono due cose, due mondi completamente diversi, oppure c'è qualcosa che hai saputo prendere? Beh, sì, sicuramente il fatto di saper stare sul palco, quello sicuramente. Diciamo che quando ho iniziato a cantare, avevo sì paura del palco, però fino a un certo punto, perché comunque mi L'avevi ero già già esibita, sì, affrontato. avevo già affrontato quel genere di paura e imbarazzo, diciamo, tra virgolette, da un lato. Mentre dall'altro ero comunque timidissima, perché io ero veramente stra timida. Infatti non avrei mai immaginato L'hai di poter vinta fare. grazie alla ginnastica, alla tua timidezza? Soprattutto grazie al canto. Soprattutto grazie al canto. La ginnastica sì, però vabbè, esegui una cosa, sei lì muta e basta. Mentre col canto comunque devi interagire comunque con il parlato un pochino, non è che puoi stare lì a far scena muta. Io credo Quindi. che sia stato quasi un trauma la prima volta che tu sei salita su un palco non per danzare, ma per cantare. Beh sì, a 16 anni, con mia madre che piangeva sotto il palco, oddio. Non ti aiutò Sì. vedere tua madre piangere, credo, in quel No, momento, ma io non no? l'avevo mai vista piangere, cioè almeno così. Quindi ancora peggio, l'impatto fu violento. Sì, ma fu violento solo per lei, diciamo, perché comunque io avevo paura all'inizio, poi una volta salita sul palco, Passa tutto. sì, È è vero. incredibile, hai il terrore, diciamolo, chiamiamolo terrore. Fino a quando non metti piede sul palco. Poi una volta che sei lì ti senti, almeno io mi sento a No, casa. no, lo dicono in Quindi. molti, lo dicono in molti. Gli artisti che come te hanno cominciato praticamente calcando per la prima volta un palco. Sì. Aggiungo, la telecamera ti dà le stesse emozioni o hai dovuto vincere anche l'impatto con la telecamera? La telecamera è diversa, cioè mi ha dato meno preoccupazioni. Perché comunque non hai un impatto proprio col pubblico, proprio a livello che lo vedi, insomma, no? Non lo so, e con il pubblico ti senti un attimino un po' più giudicata, sempre tra virgolette. Cerchi sempre di infondere quello che hai, no? Mentre la videocamera si sì, è un pochino più fredda, quindi in realtà mi ha dato meno
meno fastidi, insomma. Senti, ti va di parlare un po' della tua vita privata? Wow. Oddio. Anche leggermente, insomma, che io leggo che tu sei nata a Milano. Sì. Però ti conosco da piccolina, residente a San Nicolò, per esempio, sì, in provincia, in una frazione di Teramo. Sì, comincio nel dire che mia madre è africana e mio padre Mali. È italiano. Del Mali. Mamma, sì, del Mali. E ha conosciuto mio padre in Africa, perché mio padre ha sempre girato per lavoro, mio padre è tecnico programmatore, quindi ha sempre girato. E ha conosciuto appunto mia madre in Africa e l'ha portata in Italia. E quindi siamo nate, io e mia sorella, perché ho una sorella gemella, Margherita, sì. Siamo nate a Milano e poi mio padre si è spostato per l'ennesima volta e si è spostato a Teramo. E quindi io e mia sorella abbiamo iniziato a studiare, a frequentare le scuole qui e poi lui ha continuato a girare. I miei si sono anche separati, tra l'altro, però noi siamo rimasti qui perché comunque abbiamo iniziato gli studi qui, mia madre ha iniziato a lavorare anche qui. E quindi siamo rimasti proprio di base a Teramo, nonostante tutti gli anni facessimo avanti e indietro, perché comunque io ho ancora mia nonna a Milano, quindi facciamo comunque avanti e indietro. Quindi sono abituata a viaggiare. Quindi avendo mantenuto un ottimo rapporto con la nonna? Con la nonna, con papà, ho un fratellastro e una sorellastra a Milano, che io chiamo comunque tranquillamente fratello e sorella, perché per me è veramente... È buono il rapporto anche con loro? Buonissimo, buonissimo. Ma noi siamo sempre stati abituati a farci i Natali, i Capodanni insieme, ad uscire. Sì, proprio è un rapporto normalissimo tra fratello e sorella, proprio normale. Io credo che sia assolutamente giusto quello che dici, aggiungo anche un'altra cosa, non per tutti è così, e quindi secondo me... Ma io mi ritengo è una fortunata. Nota anche di merito vostra, di voi tutti, tua, di tua sorella, di tua madre, dei sì, tuoi di fratelli mio padre. E sì, di è tuo vero. Padre, certo. Che hanno creato comunque questo ambiente sereno nel quale noi siamo cresciuti. Sì. E nel quale forse è stato per te anche meno difficile iniziare a percorrere questa strada, perché non ti sei comunque sentita sola. No, assolutamente, mi hanno sempre sostenuta sia i miei genitori che i miei fratelli comunque. Mi hanno veramente sempre incoraggiata, mi hanno sempre spronata, anche se magari avevo dei momenti in cui mi dicevo vabbè cambio strada perché è troppo difficile, troppo particolare. È molto difficile, sì. E quindi magari mi veniva in mente di far tutt'altro, no? Però poi mi rendevo conto che in realtà io... Cioè, dico, cos'altro vado a fare? Ho studiato una vita per forse fare questa cosa. Forse canto bene, è giusto insistere. Sì, probabilmente sì. Poi io mi lascio, non mi giudico mai da sola, mi lascio sempre giudicare dagli altri. Ma quindi... io ascolto, io che non sono un giornalista che segue molto le vicende musicali, artistiche, però a me piace molto seguire chi è della nostra zona, del nostro territorio. Il mio giudizio non ha grande valore, ma credo che sia il giudizio di tutti quelli che ti hanno sentito, perché sentire la tua voce è veramente cosa particolare da un lato, perché hai una voce particolare, ma sicuramente molto gradevole, cioè piaci a tutti. Allora ti chiedo, questo piacere a tutti farà sì che esploderà il fenomeno Edea prima o poi? Ma io me lo auguro con tutta la pubblicità che insomma si possa fare, perché oggi come oggi la pubblicità... è tantissimo, quindi la diffusione delle proprie cose, sia online che comunque in televisione e in radio, è importantissima, perché comunque bisogna dare la possibilità alle persone di conoscerti. E quindi niente, mi auguro di avere la possibilità di farmi pubblicità il più possibile, di arrivare in più parti possibile, diciamo. Hai un aneddoto che ricorderai per sempre, positivo, e magari un altro, se vorrai parlarne, meno positivo? Aneddoto inteso come esperienza? Fatto come esperienza, come conoscenza, come una cosa che rimarrà con te sempre. Beh, sicuramente la vittoria di Sanremo Lab, quella sicuro. Cioè, io penso che sia stata la cosa più emozionante e più strana anche che mi sia capitata, perché non è che succede tutti i giorni, insomma, vincere un concorso così nazionale e scoprirti proprio a un passo da Sanremo. E per me è stata un'esperienza incredibile, veramente talmente emozionante che non ci credi neanche. Eravamo nel 2000? 2008. E dal 2008 a oggi sono passati 6 anni. Sì. Ti è servita quella grande esperienza a Sanremo Lab? Assolutamente sì, assolutamente sì.
Infatti è proprio a questo che mi riferivo, il fatto comunque di magari rimanerci male e pensare, oddio, adesso cambio strada, perché comunque arrivi lì a un passo dal traguardo, diciamo, anche se in realtà Sanremo è sempre un punto di partenza e non un punto di arrivo, arrivi lì a un passo dal traguardo e poi non ci arrivi, cioè praticamente lo sfiori e pensi, cavolo, allora cosa c'è che non va all'inizio? Mentre poi dopo ti rendi conto che se sei arrivato fin lì, comunque vuol dire che comunque un minimo di valore ce l'hai. E quindi quella cosa lì poi mi ha fortificato. Quella era una selezione, se non sono documentato male, che era organizzata da Povia e da Baccini, quindi No, quella è due un'altra cosa artisti, ancora. perché un Sono due altro cose differenti. elemento però che ti ha visto protagonista, ho letto Sì, qualcosa. prima di Sanremo, della vittoria di Sanremo, tra l'altro, quella cosa lì la feci, mi sembra nel 2006. 2006, e praticamente era questa qui una manifestazione fatta appunto da Povia e da Baccini Independent per Music Day, credo si sì, chiamasse. praticamente era come se fosse tra virgolette un contro Sanremo. Sì, però comunque sempre a Sanremo e atto proprio a sponsorizzare i cantanti, i musicisti che non erano riusciti a salire su quel palco. Io feci una proposta lì, tramite MySpace, mandai una proposta musicale e tra tutte le persone che comunque mandarono questa proposta io fui scelta per esibirmi, durante la settimana di Sanremo, lì proprio nella piazza principale di Sanremo e andai con tutta la band, anche quella è stata una bellissima esperienza, feci due pezzi inediti. E cioè, è stata veramente Il fatto che tu incredibile. abbia aperto i concerti di Pelù e abbia conosciuto grandi personaggi è stato un momento, un atto, un passaggio che comunque un artista deve percorrere obbligatoriamente, oppure per certi versi può anche averti penalizzata? No, quello assolutamente no. No, no, quella è un'esperienza che se capita, secondo me bisogna fare. Perché comunque ti trovi davanti a tanta tanta gente che comunque magari prima non ti conosceva, no? E magari viene lì per ascoltare l'artista, insomma, di punta e ha la possibilità di Però lì ascoltarti. l'artista di punta, se volesse, può darti la spinta giusta. Questo è Sì. avvenuto. Questo è vero, però oddio, diciamo che mi hanno dato dei consigli, mi hanno dato una mano sotto quel punto di vista, però più di darti una mano a livello di visibilità in quella maniera, insomma, io non ho chiesto di più, Era anche già per me era già tanto. tanto, sì, per me era già tantissimo, per cui non ho mai chiesto di più, Il insomma. territorio dove tu normalmente vivi, anche se ti sposti molto e sei poco magari nella tua sede, secondo il mio parere è anche ricco di moltissime Sì. professionalità. Tu che presumo ne abbia conosciute più di una, ritieni che ci sia poco spazio per le tante realtà che pure vantiamo? Sì, secondo me sì, secondo me c'è poco spazio, perché comunque girando, proprio girando, ti rendi conto che a Teramo c'è veramente una realtà musicale pazzesca, ci sono degli artisti bravissimi, musicisti e cantanti spettacolari, veramente non mi è capitato di vederli altrove. Però non c'è tutta questa possibilità, questa vetrina comunque per mostrarsi. Io vedo purtroppo Teramo molto limitata sotto quel punto di vista e mi dispiace perché io stessa sono dovuta uscire per mostrarmi un po' di più. Io ho proprio iniziato a coltivare la voglia di uscire da Teramo proprio perché vedevo che Teramo non mi dava quella possibilità lì. E poi anche per farmi sentire da più persone Ma tu sei possibile. anche quella che prende la macchina, parte da sola, va, canta, torna, cioè siamo ancora a questi livelli, mi sembra. Mi sembra di sì. Io vado con la mia pandina, infatti l'ho detto sempre, È fino a ancora quando. panda? Eh sì, ho detto sempre, fino a quando non vedete che cambio la macchina, non ho ancora svoltato. Senti, di dischi e di canzoni bellissime, ne hai prodotte più di una? Noi ne abbiamo selezionato due, dimmi intanto se abbiamo selezionato bene, perché potremmo aver anche selezionato un pezzo che a te è piaciuto un po' meno di altri. Noi abbiamo selezionato Ho chiesto scusa al mondo, che è una produzione recente del Sì, 2013, è di l'ultimissima, quella Sanremo. perché piace a me, l'ho sentita più volte girare anche nella nostra emittente. Prima di ascoltare il primo dei due pezzi, Ho chiesto scusa al mondo, che è stata scritta da Vincenzo Incenso
e Lorenzo Sebastianelli. Mi dici che cosa avresti inserito ancora oltre a questi due pezzi e se questi ti piacciono particolarmente? Ma io avrei inserito tutto perché mi piace particolarmente la mia nuova produzione. Veramente si sposa perfettamente con tutto quello che volevo fare io. Questa è una produzione appunto non prettamente pop, ma molto rivolta verso l'internazionale. Abbiamo concepito questo progetto proprio per farlo dilagare in maniera più internazionale possibile. Infatti ci sono anche pezzi in inglese, magari ne parleremo poi dopo. E comunque abbiamo cercato di non farlo prettamente pop, perché io in realtà non sono... proprio pop al 100%. Come ti senti? Mi sento un po' tutto, insomma. Quindi... Non vuoi neanche caratterizzarti con un genere e basta? Ma no, perché sinceramente questo progetto l'abbiamo basato proprio su questo. Cioè, quando se tu dici pensi... abbiamo, dici tu e Vincenzo Incenzo? Sì, io Vincenzo, anche Lorenzo Sebastianelli. Se tu pensi per esempio a un progetto di Shakira o al progetto di Beyoncé, per esempio... non lo vedi prettamente pop, ha sempre influenze sia pop, sì, terrene, ma anche magari sul rock, sul latino. Io questo che voglio cercare di fare, perché comunque in Italia non c'è un artista che faccia tutto questo a 360 gradi, cioè perché all'estero c'è e qua no? Quindi io sono straconvinta di quello che sto facendo. E sia Vincenzo che Lorenzo condividono? Assolutamente sì. Ma poi stanno scrivendo delle cose meravigliose. Allora, noi ci riascoltiamo Ho chiesto scusa al mondo. Poi parleremo un po' delle tue produzioni in lingua inglese, sì, perché mi stai dicendo adesso che ce ne sono, e vediamo che sensazioni provi in uno studio televisivo nel riascoltare questo pezzo, tra i più belli, secondo me. Grazie. Mira.
so quanti siano i contatti, però ho letto che quando questo pezzo è andato su YouTube, in 15 giorni aveva fatto qualcosa come 60.000 contatti. Esatto, sì. 60.000 In 15 visualizzazioni. In giorni, 15 un giorni, sì. trionfo. È stato veramente una cosa inaspettata, non ce l'aspettavamo minimamente. Tant'è che poi siamo arrivati a toccare 1 milione di visualizzazioni in un mese e mezzo. Che è un dato È un dato stratosferico. stratosferico che poi, però, cioè, siccome io non sono mai contenta se non succede qualcosa, cioè, ho sempre avuto un percorso un po' strano, cioè, ho fatto tipo 2 passi avanti e uno indietro sempre. Praticamente è successa una cosa particolare e praticamente YouTube il mese scorso ha deciso di tagliare un po' di visualizzazioni che pensava non fossero False. vere, che fossero false, ma l'hanno levate a Vasco Rossi, a Lady Gaga. E le hanno E tolte l'hanno anche a te. tolta anche a me. Vabbè, in questo sei stata accomunata ad artisti Ma infatti io internazionali. non mi aspettavo questa cosa. Ho detto, cavolo, vuol dire che guardando anche loro, ho guardato anche a me. Quindi vabbè, adesso diciamo che me l'hanno tipo tagliata a metà. Non so, vabbè, poi abbiamo comunque parlato con chi gestisce appunto i video su YouTube, eccetera. E abbiamo proprio capito che loro hanno fatto questo taglio proprio pensando che non sia giusto, diciamo che sono troppe e quindi ridimensioniamo la cosa. Però in realtà non è, cioè, nessuno ha comprato niente, assolutamente. Senti, perché Ma anche in inglese? perché io mi sento anche in inglese, ma non solo in inglese, anche in spagnolo, in E portoghese. Per me se potessi cantare in qualsiasi lingua lo farei. questa voce, che ripeto, essere una voce veramente particolare, si sposa meglio con la lingua spagnola, la lingua inglese, la lingua italiana, secondo te? Secondo me forse un pochino sì, un po' sì, forse un po' più sull'inglese diciamo, però a me piace anche cantare in italiano comunque. E sì. Anzi, mi piace davvero cantare in qualsiasi lingua, basta che Senti, no, canto. non so se l'hai ovviato, ma è voluto forse non ricordare, ma io invece ricordo qualche anno fa che eri in partenza per l'ambasciata tedesca a Roma. Che Sì, sì, serata è sì. stata in un'ambasciata? È stata una serata di gala in occasione del carnevale e quindi a Roma, dall'ambasciatore tedesco e da tutte le autorità romane. Anche lì C'era partivi anche il con la sindaco, panda, eh? infatti. Anche lì andavi in panda, me lo ricordo Madonna, benissimo. sì. Che figura, sono arrivata sotto all'ambasciata con la mia bandina. Insomma, siccome lì ci sono comunque i guardiani che Certo, comunque controllano tutto. non è che si entra facilmente in No, un'ambasciata, assolutamente. eh? Anzi, quando mi hanno vista con la panda, ho detto, ma questa dove va? Mi scusi, signorina, lei dove va? Ma io veramente sarei la cantante. Ah, va bene, allora parcheggi dall'altra parte. E poi a E piedi. poi a piedi arrivi. E poi in quel clima, che sicuramente è un clima di neutralità totale, no? Come ti Sì. sei trovata? Poi con i tedeschi. Benissimo, sì, con i tedeschi che comunque parlavano tutte le lingue, inglese, Sì. italiano, benissimo. Poi è stata comunque una serata particolare perché io ho cantato mentre c'erano dei ballerini che ballavano e degli attori che recitavano, quindi sono state delle situazioni molto molto particolari, non era soltanto semplicemente canto, era proprio una situazione spettacolo, dinner show si chiamano queste occasioni praticamente. È stata una bellissima occasione, vestita in maschera, bellissima, io la rifarei non si sa quante volte. Poi ci sono anche tornata in ambasciata, perché Abbiamo. l'ambasciatore stravedeva, meno male, per me, adesso è cambiato, È mannaggia, è cambiato cambiato ambasciatore. Non, l'ambasciatore. è nel passaggio di consegne non si è ricordato di presentarti il Non, nuovo ambasciatore. no, no, Peccato, dico, perché insomma era una però... strada aperta almeno verso la Germania, voglio Sì, dire, no, comunque l'occasione c'è sempre, perché comunque i riferimenti ce li hanno no? comunque. Poi dipende Certo. pure da che cosa Poi cercano. parleremo un po' della tua organizzazione, ma per parlare della tua organizzazione voglio anche passare per un amico che abbiamo in comune, che fa il mio Sì. lavoro, nel senso che lavoro in televisione da una vita, si occupa d'altro, che è Marco Periconi. Perché voglio citarlo? Perché io ho avuto il piacere di presentare una tua produzione a Teramo, Sì. ricorderai, Esattamente un anno fa. esattamente un anno fa, sembrava meno, è già passato un anno, io sono la neve. Io sono la neve. Sei in regia, non chiedo troppo ed è a portata di mano, magari facciamo scorrere le immagini, Magari. il video di questo pezzo che, ripeto, io in conferenza stampa ho presentato e lì ebbi l'occasione di conoscere Sì, anche infatti. Vincenzo, Sì. peraltro persona gradevolissima,
Però Marco è uno dei protagonisti di questo filmato. Credo sì, che un minuto, almeno un minuto, glielo dobbiamo. Era il regista di questo video. È vero. E so che ci avete lavorato molto. Sì, tanto. Perché lì c'erano degli effetti particolari che adesso forse riusciremo sì, anche a vedere. Era venuta questa idea stramba di voler simulare un'ibernazione praticamente. Ah, l'idea fu tua. Sì, l'idea fu mia e Vincenzo mi ha appoggiata. E poi Marco ancora di più. Perché... Certo, perché poi bisognava rendere pratico quello che era un desiderio. Eh sì. E farlo con una telecamera davanti, insomma. È stata una... Qualche segreto ce lo sveli? Perché sì, prima o sì, poi vedremo anche le immagini, so che le stanno cercando, eccole ecco qua. Qualche segreto, nel senso, ecco, cioè vederti così in una situazione di questo tipo vuol dire che qualcosa indosso hai dovuto mettere. Beh sì, ma io e la truccatrice, che è veramente stata Eleonora, è stata una grandissima, abbiamo praticamente mischiato le paillette, quelle di Natale proprio, degli alberi di Natale, in barattoloni così con la crema per il corpo. Quindi ho iniziato a spalmarla. Guarda come ti sei conciata. Sì, ma anche i capelli. Poi vabbè, non avevo proprio in mente di ridurmi proprio così. Poi però Eleonora ha detto, ma cavolo, facciamo una cosa, facciamola bene. E infatti, poi ringrazio anche per questo. Questo è stato un gran bel video, devo dire, sì, veramente un gran bel video. Veramente. Frutto, si vede, di gente che conosce il mestiere, insomma. Sì, ma infatti io ringrazio veramente tantissimo Eleonora Calvarese, Stefano D'Alessandro e Diego Pomanti con Marco Pediconi, perché veramente sono stati grandissimi. E questo fu un video che presentammo proprio in quella circostanza con... Sì. Come è andato questa produzione? Sta andando bene, anzi, questo è stato proprio l'inizio della produzione con certo, mia produzione con Verbamanent. E da lì, insomma, abbiamo iniziato a far uscire videoclip ogni 3-4 mesi, perché abbiamo pensato che comunque far uscire un singolo correlato da videoclip in così poco tempo susciti, insomma, più interesse di far uscire un album intero, perché poi alla fine dobbiamo anche renderci conto che il periodo è un po' particolare. Certo. Quindi acquistare un singolo a 99 centesimi anziché un album intero a 7 euro, 8 euro e qualcosa, insomma, è meglio. Certo. Quindi è meglio sia a livello di vendite che a livello di visualizzazioni. È giusto dire che il progetto è stato abbracciato da Fonopoli o che l'idea sia stata abbracciata da Fonopoli? Assolutamente sì, dovevamo fare anche degli eventi veramente con Fonopoli, poi dopo non c'è stata possibilità, ci sono state un po', insomma, un po' di complicazioni, però spero di appunto fare questi eventi anche a fine anno, insomma, quando ci sarà possibilità. Sì, sponsorizzata da Fonopoli. È cambiato in quest'ultimo anno il tuo modo di porti al pubblico, ma anche all'opinione pubblica? Stai avvertendo che nell'ultimo anno l'artista sta crescendo? Sì, perché c'è più interesse, diciamo, in quello che faccio. Mentre prima, sì, mi guardavano magari come una cantante di cover, adesso mi chiedono proprio notizie sul mio progetto, che sta curando appunto Vincenzo Incenzo, Lorenzo Sebastianelli, e adesso c'è anche una new entry, Alessandro Colapicchioni, che è un chitarrista fantastico, chitarrista e polistrumentista, perché comunque sono tutti polistrumentisti. Beh, tu riesci a farmi una sequenza di nomi di grandi artisti con i quali hai avuto almeno il piacere di parlare una volta, stringere loro la mano, confrontarti un po'? E allora vabbè, iniziamo comunque con quelli ai quali ho aperto i concerti, quindi Gatto Panceri, Donatella Rettore, Piero Mazzocchetti, Piero Pelù, poi comunque molti altri. Ho avuto il piacere di aprire i concerti anche praticamente tramite il Festival Show, che è un concorso nazionale al quale praticamente ho partecipato e che mi ha dato la possibilità di aprire i concerti di artisti importantissimi. Praticamente proprio in quel frangente ho conosciuto i Mattia Bazzarra, Michele Zarrillo, i Nomadi, oddio, sono tantissimi, tanti. Sì, sì. Qualcuno che ti ha lasciato qualcosa di particolare tra i nomi che abbiamo fatto, se ritieni di non offendere nessun altro, insomma. Qualcosa di... Vabbè, Gatto Panceri sicuramente, perché mi ha dato sempre tanti bei consigli.
sia dal canto, dal modo di cantare, che sullo stare sul palco. Mi ha sempre dato grandi dritte e sono contentissima che lui abbia così di sua spontanea volontà fatto questa cosa. Cioè, siamo proprio amici, quindi ci sentiamo spesso. Mi fa piacere che poi magari quando esce un mio video nuovo, una canzone nuova, mi... Ti segue? Sì, sì, mi dà pareri, consigli. Per fortuna fino ad adesso gli è piaciuto tutto, meno male. Meno male. E poi un altro che mi ha lasciato un'impronta è stato Alex Baroni. Quando venne a San Nicolò, venne praticamente nel mio paese a fare un concerto, io andai piccolissima, avevo penso 14 anni, andai a vedere le prove generali del concerto il pomeriggio e mi fissai proprio sotto il palco. Cioè, quindi ai tempi non cantavo neanche, stavo proprio lì, era per piacere, sì. Eri già nel tuo mondo, dai, anche sì, se diciamo ancora che... non ti esibivi, eh sì, eri la già direzione nel tuo mondo. Era quella. E insomma gli chiesi come faceva a cantare così, cioè proprio lo chiamai da sotto il palco, oh senti, ma come fai? Ma come fai a cantare così bene? Lui mi guardò e mi disse, boh, mi viene. E io questa, non lo so, non me la scorderò mai questa cosa, mi è rimasta talmente impressa. Un po' come te che registravi nel tuo mini registratore di casa. Sì, ti veniva, esatto. Era una cosa insita che avevi dentro. Sì. Senti, io voglio sentire un altro pezzo prima dei saluti finali, perché che tu ci creda o no, è più di mezz'ora che stiamo a discorrere. Il tempo quando l'intervista è gradevole vola. Ma io è l'ultima produzione. Data Yo Ma Yo è... aprile 2014. Sì, è l'ultima produzione e adesso abbiamo una chicca particolare. Legata a Yo Ma Yo? No, è il prossimo singolo che uscirà, magari ne parliamo dopo. Sì, ce la facciamo. Prima però ascolti, ce la faremo, sì. Perché Yo Ma Yo sta sui 3 minuti, credo, no? Sì, 3 minuti. Ascoltiamola. Colorato gli occhi miei in 1000 oceani. Mio padre è un albero del sud, mia madre è ancora un'isola. Yo Ma Yo, cuore degli alisei. Yo Ma Yo, anima dei cortei. Yo Ma Yo, l'unico desiderio adesso è vivere, conoscere, sentire il mondo in me. Le mani sono simboli di Dio, i piedi pesci nelle rapide, e l'universo è il punto estremo del mio lungo viaggio di pane, terra e nuvole. Yo Ma Yo, cuore degli alisei. Yo Ma Yo, anima dei cortei. Yo Ma Yo, l'unico desiderio adesso è vivere, conoscere, sentire il mondo in me. Stelle, per questo vento sulla pelle pregherò, in ogni mia resurrezione, seguendo la mia meridiana andrò. Yo Ma Yo, cuore degli alisei. Yo Ma Yo, anima dei cortei. Yo Ma Yo, l'unico desiderio
desiderio adesso è vivere, conoscere, sentire il mondo in me. Il mondo in me, il mondo in me. Il mondo in me, il mondo in me. Questa è la quarta produzione firmata Verbamanent, esatto, vero? Esatto, quarta produzione. In un anno? In un anno, sì. Beh, insomma, parte uscirà il CD? Uscirà la... Alla fine di tutto sì, alla fine di tutto sì. Che poi questo tra l'altro è stato il mio regalo di compleanno da parte di Vincenzo e Lorenzo. Poi riarrangiata alla perfezione da Alessandro Colapicchioni, è stato meraviglioso, cioè veramente ha fatto un'opera d'arte. Videoclip come quello di Ho chiesto scusa al mondo, firmato da Tony Zecchinelli, bravissimo anche lui, veramente. Cioè, io ho trovato gente che mi sta dietro. Senti, Idea, ma quando qualcuno ha bisogno di contattarti, sì, deve farlo passando direttamente per quelli che oggi sono, insomma, i tuoi riferimenti quotidiani? Beh, adesso sì, tramite il sito Verbamanent, Verbamanent stessa comunque, adesso sì. Poi è ovvio che magari se contattano me devo filtrare un attimo, perché è giusto che sia così, loro stanno investendo su di me ed è giusto che comunque... Sai che non è molto facile nel vostro mondo sentir parlare un artista bene di chi gli è alle spalle e di chi prova a curare al meglio le proprie professionalità. Ma io mi sono, io sono contento per te sentirti... esprimere giudizi positivi su chi da un anno sta investendo sulla tua professionalità. Beh, io era quello che desideravo da una vita, quindi mi riesce anche difficile dire no, stai sbagliando, stai facendo una cosa, anche perché sinceramente va tutto benissimo, non, veramente non potevo desiderare di lavorare con gente migliore, cioè, hanno cuore, anima, sono professionisti, hanno tutte le caratteristiche che veramente un artista secondo me dovrebbe avere, perché sono tutti artisti. E quando parli con loro e progettate i vostri impegni, non so, da qui a un mese, da qui a due mesi, loro ti incoraggiano, nel senso che dicono che la strada che tu stai intraprendendo, soprattutto nell'ultimo anno, è quella giusta? Credono in te? Assolutamente sì, ma cioè veramente per qualsiasi cosa, magari... anche in momenti nei quali penso di stare un attimo andando fuori strada, loro, anzi, mi incoraggiano sempre. Cioè, vabbè, poi sono sensazioni mie. No, ma sono quelle le sensazioni che contano, le tue sensazioni sì, contano. Sì, infatti. Ma vabbè, è normale, io sono una persona che comunque a volte è anche insicura, anche se non sembra, no? No. No. Non anche sembra. Se non sembra, sì. Vabbè, con le mie paure è normale che ci siano, no? Però, anzi, mi hanno sempre incoraggiato, assolutamente. Senti, mentalmente sei pronta al salto? Nel senso che arriverà il giorno, io te lo auguro, nel quale dovrai guardare alla quotidianità in maniera diversa. Magari nel quale dovrai lasciare la tua città. Spostarti magari a Roma, a Milano, non so, insomma, nel grande centro di produzione della Verbamanent. Io mi sto spostando. Ci stai facendo l'idea? Spessissimo adesso. Sì, perché comunque adesso come adesso mi sposto, veramente sto 3 giorni a Roma e 2 a Teramo. Quindi è normale che comunque ci penso. Però comunque come base credo che avrò sempre Teramo. Beh, mia madre so. È qui. Mia sorella, mio cognato, mia nipote, sono tutti qui, per cui anzi credo che comunque la base sarà sempre... Mi avevi preannunciato una chicca. Sì, c'è cioè una Daccela. Cosa, sì, una Daccela. Sorpresa che ho annunciato su Facebook, e sui miei vari siti, blog, MySpace, eccetera, avevo annunciato che ci sarebbe stata una sorpresa di qui a poco, e adesso ve l'anticipo, la preannunciamo, mi fa piacere anche a me anticiparla qui. Verso fine mese uscirà il mio 5º singolo in lingua inglese, scritto meno male per la prima volta da me. È la tua prima produzione in assoluto?
Sì, praticamente che esce, sì, di testi ne ho scritti già molti, però è la prima Viene messa sì, in che viene atto. messa in atto veramente. E la chicca ancora più particolare è che questa volta non sarò sola e mi accompagnerà una cantante australiana che si chiama Justine Eltaky e faremo insieme questo duetto. E il pezzo, vabbè, posso anche anticiparlo perché ieri è uscita la cover del singolo, si chiama Unarmed. Disarmato letteralmente. Io quando ho scritto questo testo mi sono fatto un attimo trascinare da quello che mi aveva raccontato Lorenzo Sebastianelli quando ha scritto la musica. E quindi io mi sono, diciamo, immersa in questo ambiente bellissimo che comunque parla d'amore, di sentimenti buoni, belli. E quindi mi sono buttata in questo testo che è piaciuto tantissimo a Vincenzo, per me è stato un onore comunque. E poi per puro caso questo testo è stato praticamente messo sotto le mani di Justine Eltaky che ha deciso insomma di cantarlo insieme a me e a me fa davvero piacere perché da un lato inizia appunto la mia esperienza anche in lingua inglese. Dall'altro inizia, cioè, in maniera, Un mondo sì, perché comunque diverso. uscirà anche in Australia. E questo mi piace. Io volevo scoprire un po' di più della tua collega Justine Eltaky, sì. Justin. Come vi siete conosciute? Come è Tramite arrivata? Vincenzo, appunto, e Lorenzo. E sì, Lei vive a lei. Roma? Ah, No, lei è in Australia. e vive ancora in Australia? È in Sì, Australia? è in Australia. Lei è venuta per una settimana a Ah, Roma. ecco. Ci siamo È lì che conosciute, vi siete conosciute. sì, E ha avete letto questo prodotto. testo, le è piaciuto e io infatti sono stata contentissima. E quindi adesso divideremo questa cosa, mi Vuoi fa vedere che la tua prima strapiacere. tournée la farai in Australia? Espatrieremo praticamente da Non un'altra ci parte. muoviamo più di tanto tra Teramo e Roma, ma se proprio dobbiamo muoverci, ce ne Sì, andiamo in Australia. estero E proprio. quindi per un attimo metterai da parte l'Inghilterra, la Spagna, tutto ciò che comunque ti piace e Sì, cominciamo ma dall'Australia. io sono stracontenta. Infatti, Lo questa cosa è so. capitata veramente per puro caso. Tant'è che adesso sarebbe dovuto uscire un altro singolo, sempre in inglese, però comunque un altro Lo hai messo singolo. da parte. L'abbiamo un attimino messo da parte, ma tanto uscirà comunque a settembre. Certo. Tanto comunque uscirà. E abbiamo un attimo dato la precedenza a questo, che a parte veramente, io mi sono fatta trascinare da questa musica meravigliosa che ha scritto Lorenzo. Che adesso ha riarrangiato sempre Alessandro e io sono troppo contenta Abbiamo un davvero. minuto, poco più, prima di salutarci. Intanto mi piacerà che questa tua chiacchierata, così la gente ti conosce anche molto sorridente e radiosa quale sei, ti conosca anche dietro un'intervista e non dietro un brano musicale. Ma infatti io vi ringrazio perché veramente siete stati No, non c'è gentilissimi e bisogno di ringraziarmi, c'è bisogno di moltiplicare questa intervista. Magari ti manderemo il link molto volentieri, ma assolutamente, ma a inseriscila. parte che già da Roma stanno aspettando. Ecco, e quindi. Sono lì con la Allora, pistola. se la stanno aspettando, io saluto Vincenzo, Vincenzo, che ho visto una sola volta, ma sì. sai quelle cose a pelle che ti vanno subito Sì. in dolce gradimento, in piacevole gradimento? Mi è sembrata proprio la persona giusta per te. E Infatti è un siccome ti grandissimo sento, sono un tuo professionista. fan, fra virgolette, nel senso che viviamo almeno nella stessa frazione. E quindi, insomma, se tu ti affermassi come meriti, io sarei molto felice. Credo anche che tu Grazie. lo meriti, perché vieni dal nulla e chi viene dal nulla e riesce a rompere gli argini e a varcarli saprà poi governare bene anche Ma io le ci ho messo situazioni che veramente seguiranno. tutta la volontà, davvero. Veramente, letteralmente ho preso con zaino in spalla e Aspetteremo il tuo prossimo impegno musicale, vai. Sì. lo manderemo molto volentieri in onda con la Grazie. cantante australiana, della quale non ricordo il nome, ma non fa Perché è niente, e ti complicato. formuliamo un grosso, sincero, vero in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie Grazie, mille, grazie grazie a te, davvero. Idea. Con J Magazine, in versione un po' meno gradevole sicuramente di quella odierna, torneremo domani. Arrivederci. Grazie.